Ciao ragazzi, bentornati in 15 modi per distruggere una carta di credito 2, parte 3. La mia più grande passione è immergere le cose nell'acqua e se non si sono rotte, wow, le uso. E se si sono rotte le comincio a immergo per immergo tutti i giorni. Però questa non si è, credo che non si sia rotta perché questo coso può essere fatto. Beh, questo coso può essere non distrutto e quindi se continuo a immergerlo non funzionerà ancora. Ma va a cagare, sta cosa fa schifo. Poi farò anche altri video belli. È la mia passione fare video, quindi la mia passione è quella di immergere le cose nell'acqua e se funzionano ancora le uso, se non funzionano ancora le immergo tutti i giorni. Però questa credo che non si sia rotta per il colpo di questo coso. Che non si è rotto quel coso, quindi lo voglio distruggere in qualche modo con l'acqua. Non mi serve la carta di credito. Mi serve il telecomando Wii. Devo mettere le batterie, un secondo che le metto. Ok, ho messo il coso, accendiamolo. Vabbè, lo accendo dopo. Non funziona! Ma va a cagare! Ma va a cagare! Sulla Nintendo Switch che ho comprato tantissimi soldi, più della Nintendo Switch, ho trovato una carta di credito senza euro. Ma questa è proprio la roba da pazzi. E lo sai di che cosa ne faccio? Ecco, l'ho buttato nell'acqua. Ah, hai detto che non dovrei, che devo distruggere la Nintendo Switch invece di fare un video su. Che devo distruggere la carta di credito invece di fare un video sulla Nintendo Switch? Va bene, ecco quello che vuoi. No! Voglio fare un altro tutorial con la tastiera. Che dovete fare così. Dovete scorrere tipo così, come per esempio attivare Bluetooth, dopo premerlo premuto e andare e poi fare on con la tastiera e premere connect. Premere connect. Poi appena sul tablet vi spunta keyboard, cose del genere, potete connettervi con la vostra tastiera e fare. Sono stanco. Ecco come collegare la tua tastiera al tuo tablet. E vi spunta che la tastiera è stata connessa. Congratulations! Facciamo lo startup di questo oggetto. Che vuoi tu, carta di credito?
Voglio rovinare il tuo startup con il MacBook Pro nuovo di cartone di Zé. Voglio rovinare il tuo startup del MacBook Pro, il MacBook Pro di cartone e di Zé, nuovo di zecca. Ma va a cagare! Va a cagare anche. No! Era tutto un trabocchetto per farmi fare questo. Che schifo di carta di credito. Ma veramente è una cacca potente. Devo controllare un minuto la mia carta di credito. La carta di credito è stata corrotta per colpa della carta di credito. Ma non ha alcun senso. E sono arrabbiatissimo! Muori nel culo del tuo. Il gioco del benessere della cacca. Sì, ma va a cagare. Vai a fare tutto quello che vuoi, ma non disturbarmi. Allora, ho comprato una carta di credito sul negozio di Nintendo. Vediamo quanto scade, se no la compro subito. No, non l'ho già comprata. Allora, scade il 25 aprile. Ma non è già passato, ma siamo a luglio, a giugno. Ma va a cagare! A voi pensate che mi servono le carte di credito perché sono delle cose che servono per gli adulti? No, io sono un bambino! Mese chiudiamo e andiamo a altre. Che noia, mi deve arrivare la mia tastiera per Samsung Galaxy A8, credo che si chiama così il mio tablet, che lo sto usando per registrare video e deve arrivare. Vediamo quando arriva. Aspettiamo che la carta di credito è qui. Sono diventato vecchio e ormai il pacco non è più arrivato. Un secondo, c'è un pacco fuori dalla mia finestra e posso andarlo a prendere. Sì, è colpa tua se non mi è arrivato il pacco. Stavi da carta di credito. I hate you in your dad. È venuto malissimo. Riproviamo.